Zero, più carichi di Godo che mai! Incredibile! Siamo nella patch nuova di Zelda Zone Zero, pazzesco e assurdo! E secondo i miei piani sus, dovrei essere tornato a regime con le serie gacha, che esce la patch nuova e io riesco a registrare un video che vi metto nel tempo della prima parte di patch e della seconda parte. Insomma, cercare di essere un pochino più preciso, che se esce un personaggio nuovo io riesco a farvi uscire il video del personaggio nuovo nella patch giusta e nel periodo giusto. Incredibile! Detto questo, ragazzi, è passato veramente un bel po' dall'ultimo video che ho registrato di Zelda Zone Zero e di Wuthering Waves, che registrerò tra poco, incredibile, e io in generale ho giocato un pochino off camera. Infatti siamo a livello 26, sono abbastanza convinto che nell'ultimo video ero tipo livello 24 addirittura, penso di aver fatto almeno due livellini. Ovviamente ho fatto tutte quante le missioni secondarie, tranne una che faremo insieme incredibile, e sempre in questo video incredibile, oltre a provare il primo personaggio nuovo della patch nuova, andremo finalmente avanti con la storia, inizieremo finalmente il capitolo 2 incredibile, perché giustamente alcuni di voi mi hanno fatto notare quando parlavo dei personaggi che io, come dire, mi manca una parte essenziale nel building dei personaggi, che sono quelli che in Genshin sono comunemente chiamati talismani. Prendo lei ad esempio e vado nell'equipment. Io ho solamente 4 di questi dischetti. Questi dischetti sono i talismani di Zelda Zone Zero. Non ho sbloccato né i dungeon che ti permettono di farmarli, né mi avete detto una tipa che ti permette di comprarli, oppure che ti può regalare delle box tipo, e dentro ce l'ho i talismani, ragazzi. Tutta questa parte mi manca. Quindi io ipotizzo devo andare avanti con la storia, altrimenti senza talismani, ragazzi, ovvio che i miei personaggi non faranno mai del danno vero incredibile. Comunque, io off camera ho passato molto tempo con la topolona incredibile, ragazzi. Sono state delle fortissime emozioni, ragazzi, perché con una creatura del genere, ragazzi, come fai a non provare emozioni forti incredibili? Ho portato lei al 30, Lupo Lucio al 30 e Sugaku al 30. E oltre ad averli portati tutti e tre al 30, ragazzi, vi faccio notare che hanno tutti e tre le armi al 30 e gli ho portato tutte le skill maxate per il livello 30 di tutti e tre. Infatti, come potete immaginare, il team che useremo da oggi in poi sarà proprio la Topolona incredibile, Lupo Lucio e Sokaku incredibile. Usando loro tre, la nostra dorata Rina, che rimarrà sempre nel mio cuore godoso, ragazzi, si metterà nelle retrovie insieme a tutti gli altri personaggi che lentamente proverò a portare su. Useremo loro tre andando avanti. L'ho testato questo team. Praticamente è un team Cryo, con Sokaku che un pochino boosta il danno del Lupo Lucio, ma essenzialmente io gioco tutto quanto sulla Topolona, ragazzi, perché lo stile di gameplay della Topolona è molto sus, ragazzi. Lei premia se rimani nello scontro solo con lei, senza switchare negli altri personaggi, e soprattutto schivi, devi schivare incredibile, più schivi lei più si boosta. Funziona così, ragazzi, è molto main DPS lei, tantissimo, e ovviamente è physical damage, quindi neanche a dire che ci sono reazioni sus. Però ripeto, l'ho testata parecchio e dà veramente forti soddisfazioni, ragazzi. Quindi questo è per quanto riguarda tutte le cosine che ho fatto off camera. Ho anche farmato un pochino, ragazzi, infatti ho 20 pull, ve le faccio vedere, che sinceramente mi volevo tenere, ragazzi. Tranquilli, adesso parleremo anche di questa meraviglia che ho davanti agli occhi. Però prima di tutto mi sono tenuto anche 20 pull per i coniglietti. Quindi faremo subito delle summon sui coniglietti sus, nella speranza di trovare il coniglietto nuovo sus, che è questo qui, che sembra molto spicy. Vai, prima pull da 10, vediamo se troviamo un coniglietto nuovo, perché ho portato il coniglietto con le mannaie al 30, ragazzi. Ed è forte il coniglietto con le mannaie, eh? Ragazzi, fortuna sui coniglietti, non sui 5 stelle, ma almeno sui coniglietti. Mi sa che lui ce l'ho già. Facciamo skip, ma come prima. Coniglietto nuovo, ragazzi. Sì, gode. Guardalo quanto è Chad. Secondo me lui è fortissimo. Dai, coniglietto nuovo. Non ho mai trovato il coniglio maggiordomo. Ho trovato lui, fantastico. E facciamone altre 10. Vabbè, ragazzi, io sono contento. Abbiamo trovato il coniglietto nuovo, quindi posso cominciare a portare su anche quel coniglietto, che non è male. Oggi useremo quel coniglietto con la mannaia, ovviamente, però abbiamo trovato un coniglietto nuovo che sicuramente porterò su. Possiamo fare anche una pull da 10 sullo standard banner, che farei subito, ragazzi. Magari troviamo qualche cosa di incredibile. Ok, un 4 stelle che abbiamo trovato. Vabbè, un'altra costellazione della nostra... non mi ricordo il nome, però non è male lei.
Wow, ragazzi, la C2 è assurda per me. Quando fai attacchi concatenati o la ulti, diminuisci la physical resistance degli nemici di 0.5. Vuol dire che fa più danno la topolona. Ecco perché nei team che ho visto online lei sta sempre con la topolona. Perché se ce l'ha la C2 lei fa ancora più danno. Wow, ragazzi, però io non ho i materiali per portare su di livello lei, ragazzi. Mannaggia. Lei in combo con la topolona deve essere devastante. Vedete, io ho portato il coniglietto con le mannaie al 30, con 3 stelline, e abbiamo trovato questo, ragazzi. Questo secondo me è fortissimo, il coniglietto nuovo, ragazzi. Però non ho i materiali. Abbiamo trovato pure il pinguino. Sono bellissimi, ragazzi. Allora, ve lo dico sinceramente, vorrei portare lui su di livello, ma non so se ho i materiali. No, mi sa che ce n'ho pochissimi, vedi? Devo farmare. Vabbè, prossimo episodio vi prometto cercherò di portare il Red Mocus al 30, ragazzi. Oggi proviamo il coniglietto con la mannaia. Poi, per quanto riguarda la patch nuova, quindi dicevo, hanno introdotto la zona nuova dei motociclisti SUS e ovviamente hanno introdotto due personaggi nuovi che sono Caesar, incredibile, e nella seconda ci sta la tipa che io non mi ricordo il nome, che è la tipa con il lanciafiamme SUS. Lei dovrebbe essere super main DPS col potere del fuoco SUS e dovrebbe fare dei danni veramente importanti. Invece Caesar, incredibile, è il primo tank vero che hanno messo in Zen e Zone Zero. Infatti la sua particolarità è che da una parte mi attira, ma dall'altra me la farà skippare probabilmente. A parte perché, ragazzi, ho 22 pull, abbiamo appena trovato la topolona, vorrei provare a tenermi un po' di pull incredibili. Lei praticamente mette lo scudo come jongli sui personaggi, ragazzi. Quindi se avete lei praticamente siete immortali, a quanto pare. Lei purtroppo però non va d'accordo con la topolona. La topolona premia se schivi. Se io mi metto uno scudo e prendo i danni, non attivo le passive della topolona, ragazzi. Comunque, detto questo, lei di design mi fa impazzire, ragazzi. È veramente tanta roba, ragazzi, questo personaggio. Caesar, se l'avete summonata, ragazzi, avete fatto bene, perché ripeto, è di una bellezza sconcertante. Comunque, adesso la proveremo incredibile. Questa è l'arma sua, ragazzi. Proviamo Caesar incredibile. Questo è l'evento nuovo che ovviamente non posso fare, ragazzi. Devo andare avanti con la storia, altrimenti non la sbloccherò mai la regione nuova. Questi sono tutti eventi, ragazzi, che come in Wuthering Waves io non posso fare, perché, ripeto, sono sottolivellato. Però lei la proviamo immediatamente, ragazzi. Start demo. Come vedete, lei più perri fai, più attacchi fai, più ti dà lo scudo, ragazzi. Non vedo l'ora di provarla. Vuoi vedere come si ottiene lo scudo? Ok, quindi triangolo, hai lo scudo istantaneamente. Vedi, ragazzi, si para e colpisce. Tanta roba. Vediamo se riusciamo a far perri. Bello. Vedi, ha fatto il perri. Ah, che figata. Wow. Beh, è veramente super tankosa, mi piace. Wow, guarda che roba. Fa parecchio danno in counter, ragazzi, la bimba, eh. Tanta roba. Con lo scudo attivo i due personaggi non possono essere interrotti e possono attaccare di più, ovviamente. Vedi? Devastante, ragazzi. Ripeto, se non avessi avuto la topolona, probabilmente l'avrei summonata. Ah, vedi, ha pure un attacco OE. Wow, fichissimo l'attacco OE con lo scudo. Mi piace. Hai visto che figata? Hai evocato gli scudini. Molto figo. Proviamo la ulti, vai. No, vabbè, gli aggra pure, tipo casua. Vabbè, ragazzi. Beh, certo, puoi fare veramente le porcate con lei, eh. Parliamone. Voglio vedere quanto danno prendiamo con lo scudo. Colpitemi. Wow. Ragazzi, guardate. Ma è infinito questo scudo, guarda. Non fa un danno assurdo, ma ci sta, eh. Però certo, hai la comodità di fare come te pare. È veramente jongli di Zone Zero. Tra l'altro ha fatto più danno di tutti. Pazzesco. Ok, ragazzi, detto questo, ragazzi, vorrei fare immediatamente la missione del capitolo 2, ragazzi. Così andiamo finalmente avanti, perché, ripeto, vorrei sbloccare gli amuletini SUS. E credo si sblocchino andando avanti, ragazzi. Quindi buttiamoci nel capitolo 2, perché il capitolo 1 è il prologo, ragazzi. Stiamo indietrissimo con la storia. Qui ho fatto tutto quanto volendoci alla modalità hard, ma magari quella la faccio off camera. Preferisco andare al capitolo 2, ragazzi. Iniziamo la storia. Il capitolo 1 dovrebbe infatti ambientarsi proprio nel luogo dove ci sta ad esempio l'orso e quella tipa con il potere del fuoco. Una cosa fighissima che hanno fatto con l'aggiornamento, è divertente questa parte dove cammini nei blocchetti, ma dovevano velocizzarla. Infatti, ragazzi, come vedete l'hanno velocizzata un botto, che per me è fantastico, perché dopo un po', ragazzi, come dire, ti stanchi a fare sempre questa cosa dei cubetti. Però ora che è più veloce ci metti metà del tempo. Allora, andiamo con la topolona.
Appena inizierò a schivare, ragazzi, vedrete come il danno aumenta, eh? Per adesso, ragazzi, ripeto, è devastante la dopo l'ora. No, devi continuare a giocare con lei. Per quanto vorrei, appunto, switchare, più gioco con lei, più, ragazzi, vi fate del danno importante. Gran topolone. Ogni tanto switcho, prometto, almeno vi faccio vedere di nuovo Lupone e Sokaku, però quando posso. Come vedete, ragazzi, guardate quanto aumenta il danno, è assurdo. Senza senso. Ragazzi, che ho detto? Topolona senza pietà. Vedete? Ora ho schivato e ha aumentato il danno in maniera assurda. Senza senso, ragazzi. Guarda che roba! Ma hanno messo l'opzione che puoi impedire di schivare nei personaggi. Guarda che roba. Io premo X lì, così rimango a giocare con lei senza switchare in altri personaggi. E lei, ragazzi, continua a fare del danno importante, ragazzi. Tanta roba. Oh, ma guarda che c'è qua. Adesso prometto che switch un po' negli altri, ragazzi, almeno vi faccio vedere un po' tutti quanti. Cioè, ragazzi, vedete quanto il danno che fa la dopolona? Cioè, è assurdo. Vai, ulti. You're the prey. Senza senso, ragazzi. Cioè, capite che fa tutto lei? Cioè, è assurda, ragazzi. 3404 di danno, ragazzi. Beh, direi che è importante. Ah, ma dai! Ve l'avevo detto che questi tizi qui delle costruzioni erano i main protagonist del capitolo 2, ragazzi. Capitolo 2. A call from the Hollow Heart. Una chiamata dal cuore degli Hollow. Che dovrebbe essere la zona sus, appunto, delle costruzioni. We're almost there. Her president is just ahead. She may be young, but she's a real beast. Sì, incontriamo la piccoletta con i capelli rossi. Aren't you supposed to say don't be nervous? Sono sicuro che lui in giapponese è doppiato da Jotaro. Ah, vabbè, lei la conosco, ragazzi, perché ovviamente stando sui social so benissimo della potenza che ha questa waifu, ragazzi. Noi l'abbiamo provata nel primo episodio. Una waifu senza senso, ragazzi, lei, senza senso. Troppo forte lei. Da quello che so è una mamma assurda lei. Lei costruisce cose, vabbè, ci sta. È impazzita sta roba. Ecco l'orso che c'ha, dell'orso. Assurdo. Sono contento che incontriamo questa gang assurda. Una cosa qualunque. Non è lui il capo è la piccoletta, secondo me. No, non è lui, ragazza mia, è la piccoletta. Ma che c'ha da che l'orso? Ma è un patatino, me l'aspettavo un po' cazzutissimo, invece no. Ecco il boss. Eccola, piccoletta. Fatemi esplorare un attimo questa zona nuova, ragazzi. Ma quanto sono chad questi orsi? Guardalo, Thomas l'orso. Non è la zona della patch nuova, ragazzi, ovviamente. Quella la esploreremo in futuro. Inner Code. Ok, stiamo trovando pure materiali nuovi. Io spero che andando avanti mi sblocchino gli amuleti, ragazzi. Altrimenti non riuscirò mai a potenziare la topolona al massimo. Ok, c'è un sacco di queste box, ragazzi. Apriamole tutte. Tanta roba. Quattro di questi cosi. Sus. Va bene. Mi ho trovato un po' di materialini sus che, ripeto, fanno comodo al mio livello. Grace, mamma mia, ragazzi, che waifu incredibile lei. Tanto lei, ripeto, mi sa che l'abbiamo testata nel primo episodio e mi piaceva tantissimo il suo gameplay, ragazzi. E lei, se non sbaglio, si può trovare nello standard banner, ragazzi. Quindi magari un giorno la troveremo. Vai, parliamo con Grace. Prendete lei l'ingegnere del gruppo. Ok, parliamo con Anton, che è un uomo d'azione, mi sa. Quindi questa macchina l'hanno costruita loro? Però è pericolosa, mi dicono. Coleda l'aveva pure lei provata. Non era male. Lei fa tutte mosse tag team con l'orso. Assurdo. Investigation, mechanical love, let's go bro. Io farei prima mechanical love. Oh, possiamo usare loro in team? Subito, ragazzi. Per forza. Secondo me loro in team sono pazzeschi. Mamma mia, Grace, ragazzi.
tanta roba. Non vedo l'ora di riprovarla dopo tanto tempo. Se mai la trovo, la buildo alla velocità della luce. Grande. Wow, the damage. Sì, lei stanna che è una meraviglia. Guarda quante stanne fa. Assurdo. Ragazzi, sì, praticamente lei usa una sparachiodi modificata che è tanta roba. E il coniglietto invece gli attacca con una ruspa. Ma che figata. Ok. Ragazzi, tanta roba. Cioè, guarda quanta quantità di elettricità mette Grace. Assurdo. Vai. Grande Grace, pazzesca. Guarda che roba. Fortissima Grace. Ma tutto lei praticamente, non devo neanche switchare mai. Vai. Ok, vai orso. Grande l'orso, pazzesco. Ma quel coniglietto è fortissimo, ragazzi. Mi va addosso con la ruspa, che figata. Che poi è una ruspa, è una trivella. Vabbè, bellissimo. Facciamo la ulti, voglio vedere che danno fa la ulti, vai. Wow. Sì, lei forse quella che mi piace di meno è proprio la piccoletta. Non riesco a fare delle combo simpatiche con lei. L'orso è spicy. Cioè, l'orso è proprio un carro armato, ragazzi, assurdo. La meglio è Grace, assolutamente. Cioè, Grace è assurda. Ok, abbiamo le cariche al massimo di Grace. Adesso comincerà a fare del danno importante. Ragazzi, Grace è senza senso. Grande. Facciamo la ulti di lei. Damn. That's damage, bro. Ragazzi, loro tre insieme sono tanta roba. Vai Grace. Se ci prendi mano il gameplay di sto gioco è tanta roba. Poi questo team è elettro, fuoco e spicy. Dai. Aspetta, voglio fare la ulti di nuovo con Grace, ragazzi. Vai. Just explode. Vai orso. Grande. Assurdo. Why can I hear a girl's voice? Okay. Questa creatura ha una voce femminile? It's only been a couple of days and yet our child has become a fabulous. It's not the rundown building it's on, is it? Ok, credo si sia arrabbiata. Ah, si è innamorata di un palazzo. Ok ragazzi, sono senza parole. Una specie di macchinario sus che si è innamorato di un palazzo. Vabbè, ragazzi, cose da tutti i giorni, veramente, in Zelda Zero. Mi dirai che è duro come poche cose nella vita sto volo, però. Ragazzi, non gli facciamo niente. Che un po' di danno glielo stiamo facendo, niente di straordinario però. Ok. Facciamogli la ulti. Ok, arriva il danno. Piano piano sta arrivando.
You're stubborn, aren't you? Ci ha detto evil monster. Vabbè. Ok, mi ha fatto del danno pazzesco. Ragazzi, stiamo facendo del danno importante. Dai, 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 cantata. Dai, ciao Ursula. Dai. Ah, non è morta. Damn, pensavo di averla eliminata. Vai Urso. Dai. Per concludere l'episodio, ragazzi, abbiamo fatto capitolo nuovo, provato il personaggio nuovo. Volevo fare questa cosa simpatica, cioè l'ultima missione per quanto riguarda la story quest di Soldier 11, cioè il capitolo 3 della sua missione, ragazzi. Fare questa e ci salutiamo, ragazzi. Dai. Ci mettiamo ovviamente la nostra topolona. Mettiamoci Sokakua, così almeno se ci sono tanti nemici fa danno a voi. Vai. Ragazzi, è il momento di godere. Bel tentativo con lo scudino sus. No escape, sentito? Ragazzone, non si scappa. No escape, baby. Damn, 12.000 con un colpo. Visto come fa le mosse sinuose? Ok, sta combattendo da sola contro un esercito questa poveretta. Aia. Wow. Ragazzi, ma è potentissima lei. Aia. Ecco qua, questi hanno gli scudi sus. Ok. Ragazzo, se non interveniamo, qua è finita. Ok. Ma da polla. Wow. Bello l'effetto degli occhietti rossi di fuoco, dico. Ah, questi sono quelli buoni, quindi questi sono militari corrotti. Ok. Molto figo. Ah, qui c'hanno i robottoni sus. Wow. Ok, qui c'è del danno importante. Usiamo un pochino lei, dai. Ok, andiamo in autovolo, la famo prima. Vai. Wow, che combo incredibile. 21.000. Un sacco di cinematica oggi in questo video, tanta roba. Ah no, si è messo l'armatura sus lui. Wow. Facciamogli la ultima. Tanto per partire con un po' di violenza. Ok. Vai dopolona. Pensaci tu. Vabbè, la dopolona se lo sta proprio distruggendo, ragazzi, senza senso. Wow. Ha evocato un altro robottino. Ok. Ok, bro.
Devo schivare un pochino con lei, però c'è quello vicino che è un problema. Ok, è andata, finito. Vai Sokaku. Ah, devo eliminare pure questo? Vabbè. Begins now. Dai, questo piccoletto è niente proprio. Sì, sì, spara, spara. I'll make it painless. Ragazzone mio, ci vuole ben altro per la dopolona. Vai. Ragazzi, com'è possibile? Top DPS Sokaku? Come cavolo è fatta a far fare più danno a Sokaku che a Dopolona? Cioè, ho switchato due volte in Sokaku. Com'è possibile? Io direi che da questo episodio di Zenon Zero, pazzesco e assurdo, può finire qua. Abbiamo provato un personaggio nuovo, abbiamo iniziato il capitolo nuovo, abbiamo completato la missione di Soldier 11 e vi ho fatto vedere quanto la Topolona possa essere devastante in combattimento, pazzesco e incredibile. Prossimo episodio proveremo il personaggio nuovo di questa patch, che è quella tipo con i lanciafiamme incredibile, e vedremo se summonare per lei. Anche se per adesso sono più tendente a tenermi le pull, per poi summonare eventualmente in un personaggio proprio che mi fa impazzire, tipo la Yaka di Zenon Zero, che è quella tipo con la katana che ha quella specie di demonietto sus, che non mi ricordo nome, ma lei in beta era fortissima, e potremmo farci un team freeze interessante. Ragazzi, che cosa con voi? Ci vediamo al prossimo episodio.